Allora Salvatore, ti chiedo subito come sta procedendo il ritiro e come ti senti fisicamente. Sta procedendo molto bene, ci stiamo impegnando un sacco tutti quanti e stiamo lavorando al massimo per cercare di raggiungere la miglior condizione fisica. Dopo il brutto infortunio subito 2 stagioni fa, l'anno scorso ti sei ripreso alla grande e sei stato uno anche dei migliori della stagione. Che campionato è stato dal tuo punto di vista personale? È stato un campionato in crescendo, sono arrivato dopo un anno fermo. Quindi per me era importante cercare di fare il massimo e dare il massimo. Sono contento di aver raggiunto un finale di stagione al massimo del livello, quindi sono molto felice di questo. Terzino, esterno, attaccante, sei un po' un jolly per Mister D'Angelo. Tu dove ti trovi meglio in campo? Sono contento di questo. Vabbè, il mio ruolo naturale sarebbe esterno alto a destra, però mi piace adattarmi e mettermi a disposizione del mister. Hai già una buona esperienza nel campionato cadetto, cosa serve secondo te per fare bene in un torneo così difficile e umorale? Serve la costanza e la determinazione, perché le partite, anche quelle che sembrano più facili, son sempre le più difficili, quindi bisogna sempre dare il massimo in ogni singola partita. Torniamo un attimo di nuovo alla scorsa stagione, ti chiedo che cos'è cambiato a un certo punto quando la squadra ha iniziato a girare e i risultati sono cominciati a venire. Niente, ci siamo guardati tutti in faccia, dopo soprattutto il ritiro che abbiamo fatto a gennaio ci siamo guardati tutti in faccia e ci siamo parlati e abbiamo capito che dovevamo dare una svolta al nostro campionato, altrimenti sarebbe stata un'annata super negativa. Un campionato che si è concluso con quella bellissima vittoria casalinga contro il Venezia. Che ricordi hai di quella notte e che cosa ti ha lasciato dentro? Una notte fantastica, anche perché siamo andati a fine primo tempo, eravamo sotto di 1-0, siamo rientrati il secondo tempo che abbiamo dato davvero tutto quello che avevamo fino al 95esimo e è stata una notte magnifica. Parliamo ora un po' dello spogliatoio, tu sei un ragazzo molto solare, sorridente, ma chi è che fa più scherzi e chi invece è la vittima preferita? No dai, non c'è una vittima preferita, diciamo che ci piace scherzare un po' con tutti, ci prendiamo sempre in giro a vicenda e questa è la cosa che rende il gruppo sereno e fantastico, perché ci divertiamo tutti quanti. Veniamo ora al mister, ti chiedo che rapporto hai con lui e che cosa ti chiede principalmente da un punto di vista tecnico e tattico. No, da un punto di vista tecnico e tattico chiede di fare entrambe le fasi, quindi se come mi piace spingere chiede anche di tornare in difesa, quindi io mi metto a disposizione e sappiamo già quello che vuole il mister da ognuno di noi, quindi cerchiamo di dare sempre il massimo. L'anno scorso un gol a Cosenza, peraltro spettacolare, speri di aumentare il tuo bottino realizzativo in questa nuova stagione? Certo, diciamo che l'anno scorso mi ero prefissato come obiettivo di cercare di far più partite possibile arrivando da un'annata negativa, adesso mi sono ripreso, cerco di dare il massimo ritiro per cercare di raggiungere la condizione fisica e poi gli obiettivi che mi prefisserò saranno un po' più alti dell'anno scorso. Dal mercato sono arrivati nuovi innesti, ma soprattutto, aspetto fondamentale, è stata mantenuta la maggior parte, l'ossatura diciamo, dei calciatori dell'anno scorso. Quanto è importante secondo te questo aspetto? Questa è una cosa molto importante, anche perché con tanti dell'anno scorso avevamo un bellissimo rapporto, quindi se subentrano 5-6 giocatori non stravolgono il gruppo e li facciamo ambientare subito nel miglior modo possibile. Infine ti chiedo come ti trovi in città alla Spezia e qual è il rapporto che hai instaurato con i tifosi delle Aquile. No, mi trovo molto bene, diciamo che l'anno scorso magari Spezia l'ho frequentata poco col fatto che non andavamo benissimo e quest'anno spero di viverla molto molto di più rispetto all'anno scorso e con i tifosi mi trovo veramente bene.